Un'altra curiosità, Davide, avendoti visto insomma, quando eri ragazzino, io non ero un ragazzino, ma insomma hai ragione. Ma sei giovanissimo, Sì, siamo infatti, cioè, ma infatti coetanei, mi sono cazzo tinto la barba di bianco per ormai. non vedere, per dare più importanza, no? E il cappello per co coprire tutti i capelli che hanno. Ciao a tutti e benvenuti ad un'altra puntata della serie Stage. Oggi in studio qui con noi ho un amico che da molti anni non vedevo e sono molto orgoglioso di averlo portato qua e quindi avrei la possibilità di vederlo dal vivo, di conoscerlo dal vivo. È un musicista, un pluristrumentista, produttore e DJ, Davide Ferrario. Buongiorno a tutti, grazie Raul, è un onore ovviamente sempre per L'amore me. semmai è mio. No, ma mio perché non ci vedevamo da molto tempo e mi fa piacere che tu mi abbia coinvolto in questa Grazie, cosa. grazie, grazie. E come ti accennavo prima, volevo ricordare che noi abbiamo, diciamo, almeno ho avuto la fortuna, insomma, ho avuto fortuna di conoscerci ancora quando eravamo molto più giovani, Sì. no? E solcavamo i palchi di Monselice Certo. e ho sempre questa immagine, anche quando ti ho chiamato e tu hai citato questa intervista, tu sopra al palco che ti muovevi come non ci fosse un futuro, bellissimo, mi piace un Questa sacco. cosa non è cambiata nel tempo, devo Ancora, dire, è rimasta abbastanza uguale, bene. forse è peggiorata, anzi, da un certo punto di vista. Ottimo. Innanzitutto, come stai? Bene, bene, sono abbastanza contento, le cose vanno come dovrebbero andare, più o meno, sempre con alti e bassi, però insomma siamo abbastanza soddisfatti. Infatti, ti seguo ogni tanto sui social, sei nel mirino anche tu. beh, insomma, vogliamo conoscerti meglio, per chi non ti conoscesse già, o comunque insomma andare un po' più in profondo. Raccontaci un po' com'è nata la tua esperienza musicale, com'è nato il tuo amore per la chitarra, che poi si è evoluto in mille altre, Certo. insomma. Ma allora, per casa mia, allora, mio padre era musicista per hobby, per cui è tuttora tra l'altro perché è vivo. E, per cui per casa mia sono sempre girati un po' di strumenti musicali, prevalentemente anche lui prevalentemente chitarrista, però in realtà avevamo delle tastiere, avevamo vari oggetti su cui io quando ero piccolo un po' giravo manopole, schiacciavo tasti senza ben capire che cosa stesse succedendo. Questa cosa qui poi si è trasformata nel tempo in una vera e propria passione, per cui poi dopo, appunto, sai, quando sei ragazzo inizi con le prime band, le prime cose, le prove, i concertini, eccetera, poi il contesto dove ci siamo conosciuti noi, perché io ero forse quindicenne quando abbiamo iniziato a Eh sì, fare. eri molto giovane, quando ti ho Sì, visto sul palco. sì, eravamo dei ragazzini così, si giocava un po' a fare le rockstar, no? Per cui questa cosa qui, unita al fatto che appunto ho sempre avuto una grande dimestichezza con i mezzi, tipo il computer, queste robe qua, in realtà mi ha portato poi anche a sviluppare un interesse e una predisposizione per la produzione, per cui per registrare le cose, eccetera. Infatti poi adesso mi sono aperto anche uno studio con cui faccio Dove produzione, l'hai l'ho aperto? aperto a Milano, dove abito ora, da 9 anni. Beh, ne approfittiamo. Come si chiama questo studio? Assolutamente, Frigo Studio. Frigo Studio, beh, simpatico. Per noi Simpatico, Frigo simpatico. è il nostro test di microfono, per voi è uno studio. Esattamente. Per cui insomma da lì esperienza con le band eccetera, a un certo punto la stringo un po' perché altrimenti sarebbe molto lunga, però No, ma ci teniamo un po' siamo lunga perché io mi ritrovati. sono perso forse qualcosa, no? Ma allora, Ho seguito. la cosa divertente è che Cioè, io ero rimasto ancora Gli agli FSC, che FSC. erano la band Esattamente. che avevo, Esatto. con la quale poi siamo finiti a suonare con Battiato. Ma voi facevate musica vostra? Noi eravamo una band, un trio, chitarra, basso e batteria, che scrivevano canzoni proprie. Tu Siamo, cantavi? io ero il cantante e chitarrista, e autore dei brani. Succede che tra l'altro, in un modo abbastanza rocambolesco, eravamo al Garage, che era un vecchio locale che c'era a Sì, Monselice, me che lo ora ricordo, non ha fatto in tempo a esiste fare più, qualche concerto esatto. già. E in apertura ad una band di Milano che si chiamava Audiorama, siamo stati sentiti da un ragazzo che al tempo, che è uno di Padova, che però vive a Milano, che al tempo era l'assistente di studio di Pino Pischetola, che è un grande fonico, famoso fonico che mixa i dischi, mixa e produce anche i dischi di molti cantanti italiani, tra cui anche Battiato.
Quindi lui in quel periodo stava registrando 10 stratagemmi, che era il disco che poi sarebbe uscito da lì a poco, e cercavano un trio, chitarra, basso e batteria, esattamente come noi. Come lui stava registrando a Milano? A Milano, sì. Questo ragazzo ci ha sentiti, ha trovato che per qualche strano motivo fossimo interessanti, quindi mi ha chiesto un demo, e da lì siamo finiti in studio con Battiato a registrare quel disco lì. Chiaramente da lì è partita poi tutto quello che è diventato il mio lavoro, per cui prima prevalentemente turnista con Battiato, poi ho lavorato con Anannini, ho lavorato con Piero Pelù, ho lavorato insomma con un po' di cantanti. Complimenti. Finendo poi per lavorare invece prevalentemente come produttore dal vivo, attualmente solo con Pezzali e con Siria, che sono i due artisti con cui insomma ho un rapporto più quotidiano, ecco, soprattutto per quanto riguarda la parte live. La parte studio invece me la sono tenuta diciamo che quando inizi ad avere una certa età ti rompe anche un po' le palle andare in giro per l'Italia, no? Per cui dopo 12 anni di tour intensi, dove inizi a fare, sai che sei a casa praticamente 2 mesi all'anno, comunque, capito, la dimensione dello studio inizia a essere una cosa un po' che ti appartiene un po' di più, e così io non credo poi di avere questa grande predisposizione, questa grande voglia di stare sempre in giro. C'è chi ce l'ha proprio nel DNA, io no. E com'è stato a lavorare con questi vari artisti, se puoi raccontarcene? Cioè, assolutamente, sì. Hanno avuto la fortuna e anche ovviamente il merito per poterlo fare. Io stesso, certo, sono molto curioso. Beh, allora, devo dire che sicuramente l'esperienza con Battiato, le due mie esperienze più importanti, che sono Battiato e Pezzali, mi hanno comunque dato molto, da molti punti di vista. Cioè, facevi anche i cori con loro o solo? Allora, con Battiato ero chitarrista e corista, okay, diciamo. Con Pezzali sono polistrumentista, perché suono sì prevalentemente la chitarra, però anche un po' di tastiere, poi sono direttore musicale della band, faccio i cori. Quindi c'è anche un rapporto diretto, diciamo. C'è un rapporto diretto, sì, con Pezzali e con il management, con sì, i veri e propri produttori, che sono tuttora Claudio Cecchetto e Pierpaolo Peroni, perché poi io mi occupo anche di produrre parte degli album, di registrare, di lavorare agli album, insomma, con loro, per cui c'è un rapporto che è un po' più totale nella produzione, dove il live è alla fine è la cosa che fai alla fine di un processo creativo, per cui insomma è una cosa un po' più... Sì, questo è anche interessante. Poi magari chi mastica di musica a livello professionale lo sa già, ma chi, certo, non lo mastica, magari solo per i fans, o chi magari, certo, è importante questo, capire quanto lavoro c'è dietro a un concerto. C'è tantissimo lavoro dietro a un concerto, prima del concerto c'è tantissimo lavoro dietro a un disco, per cui tutto quello che comunque io ho imparato perché il produttore in realtà per gli altri ho iniziato a farlo proprio con Pezzali. È stato il primo artista con cui ho lavorato come produttore e mi ha insegnato ovviamente tantissime cose, soprattutto il rapporto con Pierpa, che di fatto è la persona più esecutiva di tutto il team, e per cui da lui ho imparato tante cose, ho imparato a captare influenze anche da generi musicali che apparentemente non hanno nulla a che fare con quello che stai facendo, che di fatto è pop italiano, però magari senti questa roba qua che figa, ok, senti questa, ma non riusciamo a mettere tipo questo ed è un pezzo tipo afrobeat, una roba simile dentro a quest'altra roba, cioè, capito? Quindi delle commistioni interessanti che io spontaneamente non avrei fatto, no? delle connessioni del genere. Quindi arrivano questi input, sì, e poi, sì, col tempo li fai tui. Sicuramente è un lavoro molto complicato, però è un lavoro anche che dà un sacco di soddisfazione. È molto creativo. E ci sono dei binari qui, devi stare dentro, perché come hai detto tu è pop. Beh, sì, chiaramente non si puoi... può sperimentare più. No, beh, in realtà sì, cioè il paradosso è che comunque all'interno di quella roba lì, che comunque sono canzoni pop, che lo sono nel loro DNA, no? Nel senso che comunque Max scrive così, per cui è chiaro che non ti troverai mai una cosa che non ha ritornello o che non ha... Cioè, c'è comunque la forma canzone. La forma canzone è chiaramente
definita, dentro a quella roba lì, a quel contenitore lì, effettivamente noi abbiamo sperimentato molto nel tempo. Io questo lavoro con loro lo faccio dal 2013, per cui insomma sono un po' di anni, e devo dire che mi sono divertito molto e soprattutto che ho imparato tante cose, che poi è quello che a me interessa, nel senso che credo che nella vita insomma sia fondamentale cercare di evolvere, no? E non rimanere... Anche perché io credo già quando uno si innamora della musica, certo, a partire dall'ascolto, però poi quando poi si entra a certo, pari, quindi certo, come musicista o come compositore o produttore, va da sé che comunque c'è qualcosa di particolare, un po' è inevitabile, un po' ci distingue da quello certo, che è il nuovo. Certo. Poi la curiosità è la base. È fondamentale, ma credo in qualsiasi ambito, non solo nella musica, sì. Per però riuscire. Però l'arte è comunque così. L'arte è così, assolutamente. Se non c'è qualcosa di strano, purtroppo sì, la nostra spada di Damocle. Perché è vero, spesso chi piace la nostra musica, croce, raccoglie i frutti belli, positivi, no? Non certo, tutto quello che c'è dietro, poi purtroppo le depressioni, ci sono... i brutti momenti, il lavoro certo, che va e viene, c'è sicuramente, è molto incostante il lavoro c'è della sicuramente, musica. Sì, assolutamente sì. È molto faticoso avere una continuità. Esatto, è, non è certo come avere un lavoro sicuro. No, di stipendi io non ne ho mai preso in vita mia, perché poi peraltro non ho mai fatto nessun altro lavoro se non questo. Bravo, però bravo. Non lo so se bravo. Se vivere di musica oggigiorno in Italia non è faticoso, facile. È faticoso. A te è capitato anche di vedere un po' com'è il mercato musicale, come ci si muove in altri stati al di fuori dell'Italia, oppure no? Allora, questo ti devo dire la verità. No, tranne che per questa ultima piccola parentesi, nel senso che io da un anno in realtà mi sto dedicando a un progetto di musica elettronica, che in realtà è la mia vera, il mio vero pallino. Che ho sempre avuto, per cui una cosa orientata comunque alla house, alla deep house, quel mondo lì. E il mio primo EP, che è uscito a marzo, è uscito con un'etichetta di San Francisco, per cui ho avuto a che fare con questa cosa qui. Adesso ne esce un altro a novembre con un'etichetta del Mozambico, del Sudafrica. E a gennaio ne uscirà un altro con un'etichetta armena, per cui mi sto un po' con questi contatti come te li sei fatti? Ma sai, lì in realtà il mondo dell'elettronica, devo dire, soprattutto all'estero, è un mondo che sicuramente rappresenta una nicchia, perché comunque non sono produzioni che vendono milioni di dischi. Si può racchiudere dentro una descrizione? Deep house è proprio la cosa più che somiglia di più, anche se comunque c'è ovviamente per necessità mia c'è molta melodia, per cui ci sono pianoforti, sono cose, però è roba strumentale, per cui comunque sicuramente non è musica da radio, ecco, per capirci, è una nicchia di elettronica, un sottogenere, è ok. Però devo dire che è un ambito in cui c'è molta consapevolezza del fatto che sia un sottogenere, che sia una cosa che comunque ha un pubblico che arriva fino a lì. Per cui c'è molta curiosità, perché presa coscienza di questa cosa tu dici ok, facciamo gli esperimenti. Allora lì sì che sperimenti davvero, nel senso che ci butti dentro quel cazzo che ti passa per la scusa testa. Scusa la mia ignoranza, ma è relativamente nuovo questo genere? No, la di pausa, la roba probabilmente credo che si parli di almeno 25-30 anni, insomma. Cioè, bene, sono, quindi sono hanno cose... scoperto che non No, vabbè, ma è un ambito... Sono rimasto i Chemical Brothers, Underground. Beh, ma i Chemical Brothers è già ben più fruibile come mondo. Ah, sì? Qui parliamo di cose che sono comunque prettamente da club, da discoteca, da quella roba lì, mentre Chemical Brothers di fatto poi sconfinano un po' anche nel pop, sì, anche tutto, cioè sono cose che vedi per MTV, sì, no? Vero, o VH1, esatto, ora perché esatto. MTV. Per cui questo, però devo dire che c'è grande soddisfazione, perché lì capisci che all'estero hanno molta meno puzza sotto il naso degli italiani, che invece gli italiani che fanno quella roba lì tendenzialmente sono sempre un po' però noi facciamo sta roba che siamo i più fighi, voi non la capite, però sì, è figa, no? È un po' ricorrente, è un filo comune, questo un po' su vari generi. Assolutamente, certo. E questo non so, forse proprio perché siamo sempre stati un po' sotto, allora sai com'è, partiamo con le difensive allora. No, ma io per carità capisco, però non si riesce a fare squadra davvero in Italia. Questo, però. Peccato, perché quello che succede poi, detto in termini pratici, che cos'è? Che
che il mio dischino, che esce a marzo, ha a un certo punto un picco di ascolti che vedo attraverso Spotify all'estero, perché due DJ importanti scelgono due miei brani da mettere nelle loro serate. Quindi molto che importante. Che è questa cosa qui, ovviamente, per chi fa questo tipo di lavoro qua, che fa il producer e il DJ come me, ha un peso. Per cui vedi che la roba schizza su, ma tu vai, siccome su Spotify ti fanno vedere i paesi da dove, cioè, le statistiche, l'Italia, cioè, è tipo al 40° posto. Quindi un po' dovuto al primo posto abbiamo Germania, Buenos Aires, cioè altre cose che. Allora dico, è possibile che in Italia neanche i miei amici, cioè, capito, non gliene frega un cazzo a nessuno. Però è proprio così. Forse anche un po', sempre un po', secondo me, e questo l'ho ritrovato su vari settori lavorativi, c'è sempre un po' questa invidia, gelosia, un po' di base. Ma io non credo, guarda, non è invidia, perché no. Io non credo di avere nulla di cui si può essere si possa essere invidiosi. Però è vero che c'è molto snobismo, questo sì. E credo che in generale, come dici tu, questa forma mentis sia poi quella che un po' penalizza tutta l'industria musicale italiana, che di fatto difficilmente poi va fuori. Cioè, se tu ci pensi, gli artisti italiani che poi hanno una vera e propria risonanza all'estero vera sono pochi, cioè sono veramente pochi, e sono comunque in ambiti, voglio dire, Laura Pausini per il pop, Latin pop, per cui tantissimo Sud America, Andrea Bocelli perché in qualche modo rappresenta una cosa che, cioè, rappresenta l'idea che all'estero gli italiani hanno degli italiani, no? Cioè, che questa roba deve... Per cui ci sono, cioè, questi artisti qui, ma sì, forse si contano sulle dita di una mano. Per cui, ed è un peccato, perché invece credo che l'Italia sia piena di gente brava, bravissima, una scuola di cantautorato in certi casi, e anche sì, ma, che adesso ma non solo, perché il cantautorato chiaramente è la roba nostra, sì, no? Cioè, sì. È proprio quello che è chiaro che il rock, per dire, non è roba nostra, è roba che noi abbiamo in qualche modo importato, sì, però succede che poi comunque di gente brava anche a fare quella roba lì ce n'è, e tanta, e anche secondo me delle eccellenze in certi casi, che però si fa fatica a uscire da qui, perché proprio manca questa cosa, cioè secondo me manca un po' il fare squadra, il darsi una mano l'uno con l'altro, ognuno coltiva il proprio, ma è la tipica cosa da italiani, vale in qualsiasi ambito, ognuno pensa al suo cazzo di orticello e gli altri va. Sì, poi io vedo più col paesetto, questa cosa ancora sì. No, ma sì, ma non è, cioè, proprio che capito, se riesco a mangiare io a pranzo e a cena, gli altri vaffanculo, no? Cioè un po' questo, sì, però sì. Non è giusto, cioè non è il modo in cui bisognerebbe. A lungo termine non premia, poi si vedono anche i risultati. Secondo me a lungo termine non premia. Con una visione che di interesse, no? Facciamo, certo. Facciamo finta di non essere proprio filantropi, no? Alla fine non premia, quindi comunque certo. Tratta la collaborazione e i canali. Ma la collaborazione poi non è, cioè, quello che è l'errore che fa l'italiano medio è pensare che la collaborazione sia una cosa che ti danneggia, ma non ti danneggia. No, la collaborazione è la cosa che invece ti permette di arricchirti. Esatto. Esatto. E per cui io per esempio in studio in questo periodo sto facendo delle session di scrittura sempre in ambito di elettronica con DJ, con producer, eccetera, e cazzo imparo un sacco di robe, anche perché quello lì è un mondo che io sì conosco un po' da ascoltatore, però in realtà per me è una novità, perché l'ho sempre ascoltata quella roba lì, ma non l'ho mai prodotta davvero. Per cui mettermici ora che ho comunque quasi 40, cioè ho 38 anni, per cui non è che sono un ragazzino. E sai, non è proprio uno scherzo, per cui mi trovo a dialogare di robe, che ho capito, con dei ragazzi che magari hanno 22-25 anni, che sono molto più bravi di me su certe cose, ovviamente. Io dalla mia ho l'esperienza, ho il fatto che sono un musicista, che so mettere giù due accordi correttamente. È un background che comunque ci vogliono anni per farlo. Un background da musicista, che spesso il DJ e il producer di oggi non ha. Esatto. Per cui questa roba qua... È un buon punto di incontro, no? E per me è figo, cioè è una cosa bella, non è che mi toglie non toglie niente né a me né a lui, cioè, anzi, male che ti vada fai un pezzo bello. Dio, sarà meglio averlo che non averlo, cioè, hai capito? Sì, esatto. Per cui non capisco questa roba qua, però comunque insomma. Vabbè, no, siamo nati qua, come diciamo, siamo nati qua, che cazzo di fare. Esatto, siamo italiani. Esatto, appunto, è proprio così. Un'altra curiosità, Davide, avendoti visto, diciamo, quando eri ragazzino
Io non ero un ragazzino, ma insomma ero giovane. Ma sei giovanissimo, siamo sì, infatti, cioè, coetanei. Infatti mi sono tinto la barba di bianco per vedere, però non ho più importanza, no? E il cappello per coprire tutti i capelli che hanno. Come è cambiato un po' anche il tuo modo di vivere il palco quando suonavi, diciamo, proprio agli inizi e adesso, insomma, che comunque sono certo ancora, Ma allora lì ti devo dire, questa roba qua è che possa essere una serata dove sto facendo il DJ, che possa essere una serata dove faccio il cantante o che ne so, comunque se sono io il focus della roba, ancora vado in paranoia come il primo giorno. Ah, quindi sei sempre totalmente assolutamente sì. ho il terrore che non venga pubblico, che quello che faccio non piaccia, che si rompa qualcosa, che cioè tutte le cose peggiori insieme. Se invece lavoro con un artista, come può essere appunto il cantante famoso, quindi non sei tu il frontman, non sono io il, ma più che il frontman il proprio la cosa non si, cioè non c'era la mia faccia sui manifesti per capirci. In quel caso lì non so per quale motivo io non provo nessuna, cioè provo una forma di divertimento, mi diverto molto, mi piace buttarmi davanti. Perché in qualche modo cioè, sono un po' deresponsabilizzato, no? Perché, le spalle coperte, perché tanto è il suo concerto, per cui do per scontato che cioè, se faccio un concerto con Nannini verrà gente, cioè, non so come dire, non sì, è sì, che sì, chiaro. Per cui insomma tutta una serie di elementi che magari riguardano quella sfera lì non ci sono più, per cui sono molto più sereno, me la vivo molto meglio, ma questo credo sia abbastanza tipico di chi fa il mio mestiere, insomma. Interessante. E che musica ti piace ascoltare adesso quando hai voglia di rilassarti? Elettronica, adesso ascolto solo elettronica. Hai qualche nome? Ma allora guarda, io sono un grande fan di tutte le cose che sono un po' le colonne sonore, per cui mi piacciono, non so, i dischi di Hans Zimmer, capito? Per dirti che è questo qui che fa le colonne sonore dei film di Christopher Nolan, per cui, non so, Interstellar, tutti questi sì, filmoni sì, enormi con delle colonne sonore pazzesche fatte. Penso sia molto complicato, vero, fare una colonna sonora? Beh, guarda, io quello è... cioè io da vecchio mi immagino a fare quello nella vita. Non credo che ci riuscirò, a dire il diciamo vero, che però è per una, pochi, vero? È una cosa bellissima. Sì, in quel campo là, però è vero anche che quello è davvero un mondo dove hai uno spazio creativo infinito e non hai nessun canone dentro al quale tu devi stare, perché se tu fai le colonne sonore puoi inventarti veramente il cazzo che ti pare. E questo per me comunque in qualche modo è una... E soprattutto, sì, cioè è chiaro che lo potrei fare anche ora, però quando fai le colonne sonore poi c'è uno che ti paga anche per farlo, cosa che se io faccio da solo in studio no. Esatto. Questo è un progetto bellissimo. Questo è un dettaglio non da poco. Per cui tantissime colonne sonore e poi tutto quel tipo di elettronica che viene da lì, per cui John Hopkins è uno che mi piace tantissimo, per dirne uno. Mi piace Nils Frahm, che è questo tedesco che fa dei concerti da solo con decine di strumenti sul palco, tra cui un organo a canne, che tu mi insegni, tu che fai il service, pensa che rottura di palle portare un organo a canne dal vivo. Ogni cosa che tu mi dici che riguarda il palco, sto già pensando se dovesse capitare a me come dovrei risolvere. Certo, esatto. Ma questo c'è tipo due pianoforti, di cui uno a coda e uno a muro, vari synth che vabbè, e l'organo a canne, cioè raga, l'organo a canne, che voglio dire. Per cui tutte queste cose qui mi affascinano molto. E poi chiaramente un sacco di dance, però comunque purtroppo nella mia vita non sono mai stato uno a cui piace le cose commerciali, per usare un termine che ci capiamo, cioè le produzioni, quelle che poi senti alla radio, quella roba lì. Le famose sono sempre hit, diciamo, le famose hit, esatto. Io proprio, infatti, da lì, come vedi, cioè, siamo ancora ben lontani, capito? Perché comunque ho sempre avuto una passione per la nicchia, no? Cioè sono uno, come diceva Nanni Moretti, mi troverò sempre d'accordo con la minoranza, perché è così, cioè che cazzo devi fare? Proprio una forma... Per quello che mi piace che tu sia qua, è vero. Certo. È vero. Quando lavori, parlo di setup, no? Certo. A livello tecnico, cosa ti piace utilizzare sia in studio e anche quando lavori come musicista? Ok, allora partiamo dal musicista che è più semplice. Adesso io sto usando solo il Kemper per la chitarra, per cui la mia parte chitarristica passa tutta attraverso il Kemper. Non ho l'ampli, non l'ho mai in realtà mai usato, perché sono partito agli albori per esigenze in realtà tecniche, nel senso che il primo tour che ho fatto doveva avere il palco muto,
perché il fonico aveva deciso questa cosa che poi era Pinaxa. Per beh, cui... beh, grazie comunque, l'ha fatto coincidere di causa perché è bello lavorare esatto. con un palco, uno silenzioso. Per cui da lì mi sono abituato un po' a non avere più la volumata dell'amplificatore dietro, no? Per cui ora, adesso siamo arrivati comunque ad un livello tecnico per cui la chitarra davvero attraverso uno strumento come quello, io uso il Kemper perché insomma mi trovo bene con quello, ma ce ne sono vari, effettivamente sfido qualcuno ad accorgersi davvero che sto usando una cosa digitale e non il Vox AC30, cioè abbastanza difficile. Soprattutto in un'ottica di live, dove comunque c'è una volumata in faccia e bella lì, no? Poi mi porto un paio di tastiere che sono... prima mi porto... adesso non ce l'ho più, ok? Quindi poi mi porto un OB6 della Dave Smith, che è un synth analogico, eccetera, più un analog keys della Electron, sono due synth standard, diciamo, analogici. A me piace molto utilizzare, ecco, in merito delle tastiere invece sono un po' più rompicoglioni, mi piacciono le tastiere analogiche, non quelle ma digitali. Analogiche, quelle rifatte, chiamiamole, oppure ancora si trova allora, qualcosina di vecchio che vale la pena ancora portare su un palco? Beh, allora, le robe, io ho in studio un Model D, un Moog, Mini Moog Model D del 73, che però non portere. Ma no, guarda, in realtà è un'eredità di famiglia, per cui credo che valga un bel po'. Infatti. L'ho fatto sistemare, adesso è perfetto, quello rimane lì. Ma lo usi oppure solo? No, io lo uso tutti i giorni, però lo uso in studio. Capito. Ovviamente le macchine che ci sono ora sono macchine analogiche controllate digitalmente, per cui comunque ti puoi salvare le patch, puoi fare, cioè, delle robe che... La bellissima simbiosi tra digitale e... Esattamente. Però il mio ragionamento è molto semplice, cioè io dico, perché devo spendere dei soldi a comprare una tastiera digitale quando la cosa, allora la faccio sul computer, cioè, capito? Ci sono un miliardo di plugin che lo fanno, mentre l'analogico il computer non lo farà mai, per ovvia ragione. Cioè, può emularlo, però non lo può fare. Per cui... la mia scelta è proprio anche una cosa in qualche modo scientifica, no? Questa roba qua poi alla fine è la stessa che ho in studio. In studio ho varie tastiere, tutte così, alcune anche vecchie, tipo il Mini Moog, poi c'è un vecchio Polysix, un Core Polysix, una roba storica. C'ho vari oggetti, vari giocattolini come questo. Uso due ascolti, ho due Dyna Audio come questa qui con un sub, e come scheda audio ho una Orion della Antelope, robe abbastanza standard, perché poi alla fine credo che molto sia anche quello che decidi di fare tu più che gli strumenti che hai. Esatto, no? Cioè, esatto. Sono arrivato ad avere un setup che comunque mi consente di registrare, di riprendere bene delle cose se ho bisogno, di registrare delle percussioni, delle chitarre acustiche, delle robe che posso fare dentro alla mia regia. Basta, cioè una volta che si sente bene, poi il resto deve partire da qua. Se non ci sono casi. E adesso invece qualcosa magari prendere anche simpatica questa intervista, magari un aneddoto positivo ed uno negativo della tua esperienza musicale, se ti viene in mente. Questa roba qua degli aneddoti è sempre molto complicata, sì. Perché io non ho una grande memoria di anni a anni, non ho grandi aneddoti. Ti posso dire che, cioè, cose negative, guarda, grazie a Dio non me ne sono mai successe, non che io ricordi almeno, quindi sicuramente non di macroscopiche. Ti posso raccontare di quando ho fatto Sanremo, che non è né positivo né negativo, c'è una roba che fa ridere, capito? Okay, perché poi con la suddetta band, che chiaramente ora non esiste più da un bel po', a un certo punto abbiamo anche fatto Sanremo, per cui... E là abbiamo provato un po' di invidia, te lo dico, ma hai voluto anch'io. Sì, ma allora ti devo dire che poi, tutto sommato, è una stronza, cioè è una roba che non è servita a nulla, ma proprio a nulla. Cioè, io sono tornato a casa e due settimane dopo ero esattamente quello che ero due settimane prima di andare. Cioè, non c'è stata proprio nessun interesse, niente, non è successo niente, proprio niente. Però l'esperienza in sé, tutto sommato, è pure divertente. Poi, sai, quello era un periodo in cui, ecco, forse se vogliamo parlare di una cosa negativa, riguarda proprio il fatto che quando noi eravamo in quel periodo lì,
in qualche modo ci avevano molto, cioè ci avevano indirizzato verso un certo tipo di scrittura. Noi comunque venivamo, io sono partito essendo fan, io sono partito con tutto il Britpop, per cui gli Radiohead tantissimo, gli Oasis, i Blur, tutte queste robe qui, avevo un tipo di scrittura che ovviamente per forza di cose era influenzato tantissimo da, da quella roba lì. Per cui a un certo punto, quando è stata l'ora di dire sì, però facciamo il disco, chiaramente, e no, però spostatevi un po' verso, per cui a un certo punto io mi sono ritrovato. Quindi capita ogni tanto che qualcuno magari. Eh no, ma il problema è che lì non c'era mica scelta, hai capito? Cioè, o facevi così oppure continuare. Per cui uno duro e puro cosa dice? No, io continuo a fare robe. Invece io ci ho voluto provare. Beh, ma che per avrei cui fatto io la stessa cosa? Ho scritto delle stronzate, ma questo non mi vergogno assolutamente, certo, a dirlo. Certo. Una delle quali è servita poi per andare al Festival di Sanremo. Per cui sicuramente quell'aspetto lì del mercato pop che c'è ancora, perché comunque anche tutta la musica pop che esce oggi di fatto è scritta da pochi autori che scrivono per degli interpreti che sono tantissimi, per cui c'è una grande fame di canzoni, uh-huh. Ma gli autori effettivi che scrivono quella roba lì poi forse saranno 30-40 in tutta Italia, per cui alla fine tu dici, certo, accendo la radio è tutto uguale, è per forza, cioè sono gli stessi che scrivono le robe, poi tu vedi su una lista di nomi lunga così, scrivono una parola a testa, capito? Uh-huh. Vabbè, per cui questo mondo qui non mi appartiene per niente, devo dire. La roba positiva di Sanremo è che è divertente, perché comunque tu per una settimana fai... Cioè fai un altro mondo. Sì, è come se facessi il VIP per una settimana. E poi comunque conosci anche tanta gente. Conosci un sacco di gente. Qualcuno, guarda, devo dirti che poi è rimasto nel tempo che ho conosciuto in quell'occasione lì, amici, giornalisti. Per cui insomma da quel punto di vista lì non dormi mai, perché è una settimana in cui tu passi a fare interviste, dove la musica è veramente lo 0,001%, tutto il resto è TV, cazzate in radio, mille radio anche mai sentite che ti fanno l'intervista. Per cui insomma da un certo punto di vista è sicuramente divertente. Poi ti dico, non, è una cosa che va bene farla una volta, soprattutto se non, poi nel mio caso non ha nulla a che fare con quello che io abitualmente faccio, per cui non è però l'hai fatta e comunque... No, l'ho fatta, dici, la metti lì, dici, vabbè, cioè, bella, mi piace un po' me l'ho immaginata, un po', vabbè, ma è ovvio. Poi ripeto, dipende sempre da che attitudine hai. C'è gente che ci va tutti gli anni, che impazzisce, che comunque ambisce a quella roba lì, perché comunque è il miglior palcoscenico che possano avere per esprimere se stessi. Io no, nel senso che non me ne frega un cazzo, cioè, capito? Non è il mio mondo. E invece un lato del tuo carattere, un aspetto del tuo carattere che ti piace e uno che non ti piace, che vorresti cambiare? Ah, uno che mi piace non lo so proprio. Uno che non mi piace, bah, ce ne sono tantissimi. Uno solo. Allora, io forse il difetto più grande che ho è che sono comunque un cazzo di conservatore, nel senso sono uno che a cui i cambiamenti danno fastidio, poi in realtà i cambiamenti di vita, no? Per cui a me piacerebbe che tutto rimanesse sempre uguale, in cui io faccio la mia vita quotidiana un po' rutinaria, perché di cui poi comunque voglio lamentarmi, però poi alla fine se cambio mi girano i coglioni, esatto. Per cui questo aspetto qua che in realtà fa molto a pugni con tutto quello che ti ho detto, però sono uno abitudinario, ecco, e non è una cosa carina. Cioè, io mi faccio della violenza a volte per cercare di non essere così. Un consiglio, se te lo senti di dare, ma certo. Se uno venisse a chiedertelo, magari ci è già capitato, per chi voglia entrare nel mondo della musica, visto che comunque tu sei abbastanza eterogeneo, che consiglio daresti? Allora, il mio consiglio è di non entrarci, proprio di fare un altro lavoro e di tenere la musica come hobby, soprattutto in questo momento dove comunque di soldi ce ne sono veramente pochissimi, per cui è faticoso. Se proprio non ce la fai e proprio vuoi fare questo di lavoro e condannarti ad una vita di stenti e di fame, eccetera, sicuramente la cosa che mi viene da dire, più forse più banale, ma in realtà più, anche più ovvia e più difficile poi da concretizzare, è di non scendere a compromessi per quanto riguarda almeno la tua sfera più intima
di artista che sei, cioè non devi permettere a nessuno, io l'ho permesso ed è una cosa di cui mi pento, quindi lo dico anche con una certa cognizione di causa, non permettere a nessuno di snaturare quello che sei, poi tutto quello che ci sta intorno, ok, cioè, ti dicono di vestirti da coglione, vestiti da coglione, va bene, però non permettere che questo vada a snaturare il messaggio che tu vuoi dare, perché questa roba qua, al di là del successo o dell'insuccesso, che ripeto, in questa fase di mercato probabilmente è indifferente, perché anche quelli che fanno successo non guadagnano, per cui tanto vale non farlo, però ti guadagni il rispetto del pubblico che hai, che magari sarà anche poco, sarà di 10 persone, 50 persone, 100 persone, possono essere anche 1 milione, non conta. Se quelle 10 persone ti rispettano perché sanno che quello che tu stai facendo sei tu, comunque almeno torni a casa e dormi sereno. Sì. Poi sarai povero, sarai ricco, questo non lo possiamo sapere. E quindi questa cosa, però io la credo, dici, che cioè, quando tu sei te stesso la trasmetti, quando componi. Il pubblico cioè, si accorge di qualsiasi cosa. Il pubblico si accorge di qualsiasi cosa, anche delle sfumature che tu pensi che non si accorgano. Per cui cioè può non accorgersi se usi dei trucchetti, c'è gente che non si accorge, che io rimango stupito quando fanno i Wind Awards in TV e uno mi dice ma come, sono in playback? Ma cazzo sì, ma non ti accorgi che sono in playback? Cioè, capito? Ed è assurdo per me che la gente non se ne accorga. Però invece si accorgono di sfumature ben più sottili di quella roba lì. Per cui credo che questo sia fondamentale. Ok. Progetti per il futuro, Davide? Progetti per il futuro, guarda, adesso io appunto esce questo singolo a novembre, e poi esce un EP a gennaio, come ti dicevo prima. Per cui la mia idea adesso, cioè quello che sto cercando di fare disperatamente, senza riuscirci però, perché questo va detto, sto cercando un booking che mi faccia lavorare all'estero, per cui qualcuno che abbia voglia di infilarmi dentro a qualche festival di elettronica, perché mi rendo conto che è lì che devo andare. Perché poi e per noi è difficile, noi italiani, entrare là, ci vuole l'aggancio giusto. Devi conoscere qualcuno, io purtroppo non so, cioè sai, non so da che parte, perché io conosco un sacco di gente, ma la conosco qui, per cui è tutto molto lontano da quello che voglio fare. C'è da dire, anche perché poi io vivo questa grande, sempre per il tema dello snobismo di qui sopra, purtroppo se tu hai una carriera come la mia di turnista barra produttore eccetera con qualcuno di famoso, se poi tu vai da questi che fanno elettronica e gli dici guarda io ho lavorato con Pezzali, con questo, adesso faccio l'elettronica, allora ti dico ma che cazzo vuoi, ma torna a suonare. Ah veramente? Non, cioè, hai visto come valore aggiunto? No, è peggio, hai capito? Perché è una cosa meno figa, cioè sei invece, meno cool. Avrei pensato invece questo va bene anche in un altro mondo. No, è la mia, per cui, ma questo accade in Italia. All'estero no, all'estero figata. Cazzo, guarda, Brianino ha fatto di tutto con tutti. Certo, cioè, certo, ma tu pensa che ho parlato con uno di un booking enorme, tedesco, che mi ha chiamato proprio perché ha sentito le robe, eccetera, quindi abbiamo chiacchierato un po', e mi fa, ma tu hai suonato con la Nannini? Ma io sono un fan della Nannini da piccolo, mi ha detto. Cioè, per dirti, uno che lavora in tutt'altro ambito, che fa tutt'altra musica, cioè, ma proprio la roba più lontana che ti puoi immaginare da Gianna Nannini. Però per loro è una figata se uno fa più cose. In Italia no, in Italia no. Peccato. Svegliate. Ma no, ma va bene così. Io ho bisogno della musica alta. Davide, ti ringrazio. Grazie a te. Per la tua onestà, per aver parlato anche un po' come va anche qua. Musica, che è molto importante, anche per chi vorrà entrare in queste cose. E ti faccio i miei migliori auguri e grazie ancora di tutto quanto. Grazie a voi. Grazie ancora e ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao. Gong service forever. Va bene, dai, non l'ha preparata, ma grazie. Ciao a tutti. Ciao.